Di Millie Bobby Brown sappiamo che è nata a Marbella, in Spagna, in un paesino che si trova nei pressi di Malaga nel 2004. All'età di 7 anni comincia una scuola di recitazione a Orlando, negli Stati Uniti, dove viene notata da un agente di Hollywood che convince i suoi genitori a farla partecipare al provino per un ruolo nella serie C'era una volta nel Paese delle Meraviglie. Il provino va a buon fine, Millie prende parte alla serie per 2 episodi. In seguito a questa prima esperienza nel mondo della TV, Millie ottiene diversi ruoli in serie di successo come Intruders, NCIS, Modern Family e Grey's Anatomy. Ma è nel 2015 che la sua vita cambia radicalmente quando viene scelta per interpretare uno dei protagonisti in una serie che diventerà una delle serie più viste della storia di Netflix, Stranger Things. Nella serie veste i panni di una ragazzina con poteri soprannaturali, 11, e questo ruolo le fa ottenere numerosi premi e riconoscimenti. Da quel momento la sua carriera non fa altro che decollare e collezionare successi. Dopo Stranger Things, infatti, partecipa come protagonista al video del brano dei Sigma cantato da Birdie, Find Me, e prende parte, tra gli altri, a quello di I Dare You dei DxX. Nel 2018 Millie viene scelta per interpretare la protagonista di un nuovo titolo originale Netflix, di cui è anche produttrice, Enola Holmes, incentrato sul primo libro della saga di Enola Holmes scritta da Nancy Springer, Enola Holmes e il caso del marchese scomparso. Nel 2019 fa il suo esordio sul grande schermo con il film Godzilla 2, King of the Monsters, e dal 2021 ha una relazione con uno dei figli di Bon Jovi, Jake Bon Jovi. Nel 2022 torna sullo schermo con la nuova stagione di Stranger Things e il sequel di Enola Holmes, intitolato Enola Holmes 2. Tra le curiosità che riguardano questa attrice, ricordiamo che ha la stessa doppiatrice, Chiara Fabiano, sia in Stranger Things che in Enola Holmes. Dal 2019, tra l'altro, è ambasciatrice con l'hashtag We Play Strong della UEFA, mentre ha inaugurato, sempre nello stesso anno, una sua linea di make-up e cosmetici intitolata Florence by Mills e soffre di una leggera ipoacusia a un orecchio. Insomma, non c'è dubbio che Millie Bobby Brown sia una delle attrici più ricercate del momento per film e serie TV. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi piace questa attrice, questa ragazza, di quanto è cambiata nel corso della sua carriera e se c'è il rischio che possa montarsi la testa e bruciarsi troppo presto. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube Ciak e Azione e di seguirci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni pubblichiamo news, approfondimenti e raccontiamo storie che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!